Salve a tutti. Salve a tutti ragazzi, vedo che c'era già del chiacchiericcio. Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa Twitch. Questo forse lo immaginerete è Dark Souls Remastered, immagino che lo sapeste già. E vi devo delle spiegazioni che vi voglio dare subito e che chi mi segue su Instagram già conosce. Tra l'altro, in molti mi avete scritto in privato e a ciascuno ho cercato di spiegare che cosa è successo. Che cosa è successo? È successo che io ieri ho pensato. Ho letteralmente. Ciao Adrian, ciao Margherita, ciao a tutti, ciao Aiez, ciao Svart, ben arrivati a tutti ragazzi. Ieri ho letteralmente pensato per tutto il giorno, incessantemente, a quei maledetti bagnini lanciatori di ombrelloni, no? Come si diceva, e non riuscivo, non riuscivo, non riuscivo a pensare ad altro praticamente. Mi ha dato molta noia morire in quel modo. E allora ieri sera, in realtà molto sul presto, offline, cioè off stream, me li sono fatti al secondo tentativo, senza no, l'occhio della chat e quindi quel dispiacere di ripetere una cosa troppe volte che ti fa sentire un po' in colpa. Al secondo tentativo, ce l'ho fatta con un parry, facendogli quindi praticamente tutti i danni con l'affondo fatto bene dopo il parry, e con un'altra spadata. Non sono mai riuscito a far cadere l'arciere, però così lui mi è morto davanti agli occhi. E sono andato avanti e sono arrivato qui. E questa era la prima parte. Ciao a tutti, ben arrivati ragazzi. Oggi sono un pochino giù di voce, ma ce la facciamo lo stesso. Dopodiché, sono arrivato qui. Come voi sapete molto meglio di me, lì c'è un amico che ho già ucciso infinite volte, là ce n'è un altro che ho già ucciso infinite volte. Ho fatto anche un livello e ho preso forza. E che cosa vi volevo dire? Qui ho già preso l'oggetto che c'è nello scrigno, che ho capito c'entra con Soler, ma non ho ancora fatto un dialogo con Soler, non so che cosa mi dirà. E là ho visitato una delle due stanze dove ho visto che c'è un passaggio porta segreta, come si chiama, muro invisibile. Sono entrato e uscito perché non lo volevo fare off stream. L'altra stanza non sono neppure entrato e non sono mai salito di qua. Questo è esattamente l'aggiornamento di quello che è successo off stream. Sì, ho livellato forza perché continuate a dirmelo e mi sa che avete ragione. Adesso noi siamo nella condizione di dover parlare con Soler. E come sento forte il suono del gioco? Mi dovete scusare un secondo. Devo avere l'audio troppo forte. Infatti. Mamma mia, mi stavo assordando, scusatemi. E dobbiamo parlare con Soler, però non prima di avere letto il medaglione del sole che ho ottenuto nella stanza qui di fianco. Ah, ne ho quattro. Medaglione del sommo onore. Scusate, pensavo fosse un oggetto nuovo. Ok, lol. Una medaglia incisa con il simbolo del sole. Questo sommo onore è riservato a chi evoca il guerriero del sole e completa un obiettivo. Questo simbolo rappresenta il primogenito di Lord Gwyn. Che perse il suo potere divino e venne cancellato dagli annali, ma l'antico dio della guerra venne ancora. Ok, sta roba non ci è nuova. Quindi Soler in qualche modo ha un legame con Gwyn. Abbiamo visto che quest'area è un'area illuminata dal sole. In realtà, prima poi che si richiudessero le nubi sopra di noi, insomma, che cacchio ci racconta Soler? Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. Va bene, questa è una cosa che ci fa comodo, sapere che continua a darci una You mano. really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, Oddio, no. N non volevamo questo genere di ambiguità. Pretend you didn't hear that. Soler? Soler, che cosa stai cercando di dirci? You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better. Oh no, dear me. Ok, va bene, questo è il testo di Soleri. In realtà credo che ci servirà per la boss fight. Vedremo se sarà facile o difficile. Come sapete, qui c'è questo cavaliere con un range non particolarmente con un'area di trigger molto stretta. E io davanti a questa immagine, ragazzi, ho preparato una cosa speciale, mio Dio, che cosa sto per fare? Una cosa speciale per questa community e per questa location. Una performance, grazie Hein 93, una performance canora che voglio regalare a tutti voi, dedicata ad Anor Londo.
lo sto per fare veramente. Ad Anorlondo sai che io ti troverò, ovunque tu sarai ti triggerò e stringerò il controller fra le mani mentre cercherò il tuo hitbox che splendido nell'ombra apparirà. Pimpato come adesso non lo sono stato mai, e quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia claymore. Arriverà va 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 va. Ovviamente dedicata ai Cavalieri d'Argento. Ma non vorrei che tu alla corte di Sen stai già pestando un altro vuoto. Mi sento deceduto e non umano, e dove prima tu schivavi ti ucciderei di puro culo, sai. Pimpato come adesso non lo sono stato mai, e quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia claymore. Arriverà va 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 vai, va 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 vai, va 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 va. Bene, Mogol e Battisti sarebbero fieri di me, in realtà poi era Celentano. Andiamo di qua. A proposito di Trigger, vi è piaciuta? Vi è piaciuta la performance? Scusate, ma ieri ho veramente delirato per questo gioco, mi ha veramente fatto incazzare oltre ogni dire e sono arrivato a comporre poesia per questo gioco malefico. Guardate come mi vuole fare il culo. Lo so cosa sapete voi. Ah, mi è andata veramente di lusso. Mi riesce una volta su un miliardo di fare sta cosa. Purtroppo non sono bravo a fare i backstab. Ah, pensavo morissi solo con un altro attacco. Questa è già una buona fiaschetta che va a farsi benedire. Quindi, siamo qui riuniti per capire che abbiamo due, anzi forse tre strade davanti a noi. Una è salire, e la tengo sicuramente per ultima. Una è rompere questa giara, e la tengo per adesso. E un'altra è... Oh, un'osservazione attenta ci sta sempre. E un'altra è qui. Non mi ricordo... Ecco, qui ho trovato questo passaggio, che non so dove porta. Non so che cosa aspettarmi. Però mi sa tanto di... cosa da fare prima del boss. Prima ancora di prendere quel bivio, a parte che qua c'è lo spoiler alla grande, e quindi era veramente facile capire che c'era un passaggio segreto, qui non c'è nulla. Andrei a vedere che cosa c'è qui. Non si apre da questo lato. Perfetto, quindi in realtà è un bivio. E prima di salire vado da questa parte. Sento degli strani suoni. Brutto. Cazzo. No, non lo so. Non lo so. Non lo so, ragazzi. C'è una parte di me che mi dice che ho fatto la cazzata. Merda. Ma perché è buio? No. Vabbè. Quante anime ho? 1000. Non me ne frega niente, dai. Questo sarà uno stronzo? Mi sa di sì. Ehi. Aspettate che bevo, va là. E pensa te l'ho beccato, cazzo! Occhio. Sono qui, ragazzo. Oh, via, 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 via. È il range della Claymore. Ma quanto sei scemo, scusami. Oddio, non vorrei sottovalutarti. Lo so cosa state pensando. L'affondo, 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 fai l'affondo. Facciamo l'affondo, che vi devo dire? Facciamo l'affondo. Ho fatto l'affondo. Ok. Oh, madonna, quanto sei scemo però. Ok, non è stato difficile. Mi avete detto di uccidervi perché mollano. E infatti mollano roba. Randello occulto. Che brutto posto. Quanti ce ne saranno di questi ragazzi? Ok. Tipo la sala dei Mimic, una cosa del genere? Vabbè, cerchiamo di farli saltare fuori uno alla volta. Tu no?
tu sicuramente sì. In realtà potrebbero essere le catene. Forse nessuno di questi. Io scommetto che nessuno di questi è un mimic, perché hanno tutti la catena con il tondino. Cioè è un po' tondina. Aspetta. Vediamo. Ce la posso fare, scusate. Ma vado molto sul sicuro, sapete cosa vi dico? Bella lì. Dente di drago, che sicuramente serve per fare robe. Scudo grande di Havel. Deve essere una roba di fat, strafat, roll. Elmo di Havel, armatura di Havel. Mi sa che c'era qualcosa di simile in Demon's Souls. Guanti di Havel, gambali di Havel. Direi che li leggiamo e poi scopriamo di che si tratta. Leggendoli. Beh, vediamo l'elmo. Elmo indossato dai guerrieri di pietra di Havel. Ricavato dalla solida roccia, offre un'eccellente protezione, ma estremamente pesante, me lo immaginavo. I guerrieri di Havel non esitano e non fuggono mai dalla battaglia. Chiunque li abbia affrontati è finito inevitabilmente a brandelli. E la storia è la stessa per ogni parte. Va bene. Non li userò mai, perché insomma Fatrol è un po' troppo per i miei gusti. Non escludo di andare in Midroll se necessario. Ma Fatrol proprio no, eh. Ok. Andiamo su. Vabbè, bisogna salire la scala chiocciola, insomma, è chiaro. L'ho fatto. Cioè, intanto sento dei rumori strani. Leggiamo il dente. E anche lo scudo? Leggiamo anche lo scudo. Leggiamo tutto, ragazzuoli. Il dente di drago starà qui, no? Scaglia di drago, no? A parte che lo voglio leggere. Scusa, che cazzo è la scaglia di drago? Pietra per rinforzare le armi dei draghi ricavate da un antico drago. Un drago inseparabile dalla sua scaglia. Scusate, un drago inseparabile dalla sua scaglia. Gli apostoli trascendenti che cercano la perpetuità degli antichi draghi hanno solcato ogni regno in cerca di questi preziosi tesori. Ok. E il dente di drago dove cacchio sta? Non è qui. Non è certamente qui. Che sia un'arma? A sorpresa è un'arma il dente di drago? Uno scudo? Forse uno scudo, sembrava uno scudo. Mazza, no, è una mazza, tipo 999 di durata. 40 di forza. Mamma mia. Martello pesante, creato dal dente di un drago eterno. Martello pesante leggendario di Havel la roccia, quindi, se siamo capiti, il dente di drago non si romperà mai. In quanto più duro della pietra e conferisce a chi lo impugna resistenza, magia e fuoco. Che dire, accidenti. Altro oggetto che non sono da ciò le mie penne, però va bene. Io invece col mio scudo del ragno salgo. Quello è un mimic, si vede da un chilometro di distanza. Anche quello. Due mimic. Però mi avete insegnato che i mimic non vanno sottovalutati, non vanno lasciati stare. Avete visto che hanno un colore diverso sotto la luce? Cioè sotto la luce più da distante? Che cazzo? Ha dei grossi problemi questo mimic a capire dove mi trovo. In effetti non è dotato di occhi, questo dobbiamo concederglielo. Ma è un mostro straordinariamente debole. Cioè, sappiamo che fa tantissimi danni se ti frega, ma... facilissimo da combattere, vediamo cosa molla. Moneta d'oro, andiamo a leggere la moneta d'oro. Moneta... ah, avevamo la moneta di rame del vecchio McLoyf, ma di... che era quella per continuare a credere al mondo come era prima. Ma noi di Lloyd avevamo già qualcosa. Chi è Lloyd? Talismano di Lloyd. Quello che impedisce il recupero di Estus in un'area. I chierici cavalieri di Lloyd lodati perché danno loro la caccia ai non morti. Va bene. Scusate, andiamo a leggere la moneta. Moneta d'oro che reca inciso il volto di Lloyd e la sua aureola bianca. Anche le monete più preziose del mondo degli uomini hanno ben poco valore all'Ordran, dove gli scambi avvengono utilizzando le anime.
vengono custodite da chi sogna di tornare in un giorno a e in realtà ha la stessa descrizione della moneta tazza, quell'altra, va bene. No, ho sbagliato tasto, ma non importa. Vai a zappare la terra. Ok, bravissimo. Come sei facile, mamma mia. Adesso riderete, perché sicuramente mi ammazza. Ok. Ok, vediamo cosa ci droppa questo. È bello sapere che è un nemico che sicuramente ti dà qualcosa. Moneta d'argento, scommetto quello che volete, che abbiamo fatto la cosa. 5 monete d'argento. E non è della stessa fatta di prima. Anche perché questa è una moneta di rame. Sì, ok. E moneta d'argento del re cavaliere Randall. Moneta di papapam. Anche le monete più preziose. Però in realtà la descrizione delle monete è sempre la stessa, indipendentemente da chi l'abbia coniata. La scala chiocciola sale ancora. Qui da esplorare... Stavo per dire non c'è nulla, col cazzo che non c'è nulla. No, ho sbagliato tasto! Che palle! Perché mi confondo i due tasti dorsali XY? Come cacchio si chiama? Qui abbiamo dell'amicizia e della simpatia. Ma la domanda che tutti ci poniamo è... Ok, lì c'è un oggetto e lì c'è il simpaticone. Dai, triggerati. Non ti triggeri? Sai che se non ti triggeri io ti lascio stare? Che cazzo c'è? Si è triggerato, l'ho sentito. Porca vacca! Ma che beffa! Sono fregato qua dentro. Fammi uscire, fammi... Mi fai uscire? Grazie. C'era comunque un demone... Come si chiamano? Della titanite, quelli là. Aia. Facciamolo scattare, perché lui quando vede l'Estus... Esatto, scatta. Non che io me ne sia veramente avvantaggiato, ma insomma... Purtroppo sono molto più forti di me. E questa è l'unica verità. E non è che posso inventarmi chissà che cosa. Quanta cazzo ne hai di forza? Dovrei fare dei parry. Una volta sono riuscito a parryare il tizio con la lancia, ma è molto difficile. Oh, ho sbagliato. Hai rotto l'argenteria, ragazzo. Uff. Ah, avete visto? Fumo di anima. O quel che è. Da zio. Puoi per piacere andare a vuoto? Ok. Ho sbagliato. Alex Gladius, fai quello che credi. Sì, lo so che lo scudo alto rallenta, però difende anche, ragazzi. Ok, dobbiamo rifare tutto, molto bene. Che palle. Forse no. Ecco il cazzo. Eccolo, porca. Là ce n'è, ma quanta gente c'è? 7000 anime avevamo già, wow. Allora. Ah, hai fatto la scudata, maledetto. Sei molto più intelligente di me. No. Sto andando di una vuoto che metà basta. Vorrei bere, mi fai bere. Morto. Culo. Dov'è la strada qua? Uffa. Ma che palle. Simon, tiralo su sto scudo però, eh. Sono troppo forti. Per quanto gioco di merda. Maledizione. Lo so che dovrei fare i parry, ma con così poca energia, cioè con così poche... Sono morto. Con così pochi punti ferita non me la sento. Bello.
Ma zio! Morto. No, non sono morto, incredibile. Incredibile. Allora ci crediamo fino all'ultimo. Ai 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 ai. Abbiamo scambiato, ma avevo meno da scambiare di lui. Lo scudo di Havel è così bello? Andiamolo a leggere. Scudo grande del leggendario Havel la Roccia, ricavato da una grossa lastra di pietra. Questo scudo è impregnato della magia di Havel, fornisce una buona protezione, ma è molto pesante, una vera reliquia, al pari con il dente del... Vabbè, ok ragazzi, non era che fosse tutto ciò così interessante. Proviamo un pochino ad allenarci con il Perry e a ritrovare il feeling. Vediamo. Bello. Molto ottimo Perry. Questo è andato bene. Ragazzi, è solo che dovrei farne tipo il 100%, non uno ogni morte di papa. Ah boh, è andata di culo qua. Beviamo, saliamo. Allora, l'abbiamo visto un demone della titanite protetto da un simpaticone. Soprattutto c'era un oggetto là in fondo, protetto. Ma è una gag? Ma che razza di posto è questo? Sono trofei! È una sala totalmente piena di trofei! E questa è una testa di un drago o di una viverna? Io non so distinguerli. Cioè, ho capito che il drago ha quattro zampe, ma sai quale zampe? È piccola, sarà una vivernina, un mostriciattolino. Là ce n'è un altro, sì. Ok, quindi insomma il padrone di casa non è l'ultimo degli stronzi. Questo l'avevamo in qualche modo intuito. Sono abbastanza dubbioso. Il tizio con la lancia è molto molto difficile. Ah, là ce n'è una, cazzo. Ancora non si trigger, eh? Non si trigger. Vediamo cosa c'è qui. Non si apre da questo lato, ok. Una camera da letto. Dei ritratti. Ma pensa a te, non mi aspettavo questo da Dark Souls. Un personaggio di sesso femminile? Una bambina? Sembra tutto tenuto non benissimo, ma neanche così male. Qua un tizio con un colbacco. Un tizio che scrive. Un letto a baldacchino. Le immagini di un tempio, sembra Atene, sembra il Partenone. Una scogliera. Qua fuori c'è un po' la vista, no? Su Anorlondo. Qua c'è un'altra porta. Qua c'è una donna sdraiata, molto popputa. Io non so, ovviamente voi sapete nome e cognome di ognuno di questi personaggi, non ho idea di chi cavolo siano. Il letto sembra tutto meno che un letto matrimoniale, anzi sembra un letto singolo. Tutto questo un giorno sarà mio? Ora muoio. Dai, vieni ad uccidermi, ragazzo. Vediamo se ce la fai. Profaneremo la stanza da letto del tuo re. O quel cavolo che è. No, ho sbagliato! Ho sbagliato, cazzo! È che devo anche studiare i loro attacchi. Ce n'è uno che è facile da fare il parry, uno che è difficile, io vorrei capirlo prima. Ok, questi non droppano mai una sega. Che strano, non mi aspettavo da Dark Souls un'ambientazione come questa, dico la verità. Qua si sa, ma cazzo, è un fottuto labirinto. Che cosa stiamo lasciando indietro? La scala principale? Vabbè, sentite, saliamo. E siamo all'aperto. E là ce n'è un altro. Tanto per... uno dei lanciatori di ombrelloni, come li chiamavate. E lì ce n'è un altro. Che brutta zona. Non lo so. Non lo so. Mura. Non si trigger ancora.
Ah no, ha una mazza, una cosa brutta. Se mi attaccano in due, io non ho nessuna possibilità di sopravvivere qui. E per nessuna intendo nessuna. Là si entra in una sorta di chiesa, di altro pezzo sacro, di sta cosa tutta sacra. Facciamo una cosa, va là. Se questo è opzionale, lo lascio per il New Game Plus, perché non sono in grado. Voglio... perché se il boss è sopra la... Cazzo. 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 Cosa sta succedendo? Si è triggerato qualcuno. Cosa diavolo stava succedendo? Chi cavolo si era triggerato? Scusate, non sto capendo nulla. Che cazzo? Cazzo, non posso salire, non posso salire. Allora era la strada obbligata, mi tocca andare di là. Pesissimo. Lo so che state ridendo. Guardate che bel tramonto. Com'era Praise the Sun? Ma che cacchio vuole? Ma chi? Ma... posso sapere che cosa diavolo sta succedendo? Oh, allora dillo. Oh, bercati sto... sto Perry wannabe. Allora, dai. Chissà poi da dove caspita arriva questo... Se è quello del terrazzo, provo anche ad andare a vedere cosa c'era là. Allora. Fiaschetta sprecatina, ma insomma, vediamo se qua c'è un passaggio segreto. Nope, non c'è una fava. Eri tu? Sì, eri tu. Allora andiamo a vedere. Si triggerava... Avete visto, eh? L'avete vista una spada uscire dal muro? Ragazzi, ma fateli meglio sti muri. Quindi qua dentro c'è qualcuno già triggerato. E quindi? Cosa mi ha importato di venire qua? Vedere il paesaggio, ok, le mura della città, strutture, struttura, vabbè. Aspetta, forse c'è qualcosa di segreto qui. Ehi! Ma questo è il Cipolla! Parlami! Dai. Tra l'altro è il Cipolla Cavaliere d'Oro, ha ottenuto il settimo senso. Peace and love, ragazzi, non posso interagire con lui. E non posso aprire questa porta, se non ricordo male. Allora. Ho capito, ragazzi, che quelli là li devo affrontare. Porca loca. Allora, come batterò questi due tizi? Triggerandone solo uno. Fa ridere, vero, questa cosa che ho appena detto? Come cazzo li batto? Com'era la gag... ho sbagliato? Com'era la gag dei pugnali da lancio? Facciamo una cosa simpatica. Ok. Aiuto. Ok. Corri. Cacchio, ho sbagliato tasti, ho sbagliato tutto. Che due maroni, ok. Ok. Non mi ti inchiappettare qui, grazie. Vorrei affrontarti in un luogo più consono. Ho sbagliato! Ah, non era un affon... cioè, non era un colpo. Maledetto, sei furbo! Ma zio! Che palle! Ah! Che palle, che palle! Vai. No. Quell'altro, fammi l'altro. Nah, era, probabilmente andava bene questo. Fai l'altro.
Che stronzo che sei! Che cretino che sono, porca loca! Dai che riesco a bere, dai che riesco a bere! Ho bevuto, caro. Morto, perché ti avevo già colpito. Ok. Sei fiaschette. Una la beviamo. Mi scoccia che il pugnale l'ho perso forever and ever, vero? Ne ho qualcuno a disposizione. Perché si è mosso? Se ti sei mosso... vuol dire che mi hai visto. E se mi hai visto... Vabbè, questa è un'area molto buona per combattere. Sto solo pensando se arriva qualcun altro. Lì c'è roba, ma non è il momento di essere esplorativi, probabilmente. Che cosa ti devo dire? Combattiamo, ragazzo. Ah! Vabbè. Vabbè. Devi solo metterlo via. Ok. Va bene? Sono bellissimi questi nemici, eh. È spettacolare combattere contro loro qua. Ah, quanto vorrei avere il più 10 alla spada. Ok. 1300 anime, va bene. Abbiamo due vie esplorative. Là c'è sicuramente un tesoro là dietro. Andiamo a vedere. Niente. Alla faccia del sicuro. Ma è bellissimo, cioè, bellissimo. Sto gioco graficamente è più datato di quello che speravo. Però sa avere la sua atmosfera quando vuole. Qua si scende. E là si va avanti. Una di queste due strade è una morte inutile. Una invece è una morte utile. Eccolo! Che culo! Dietro c'è qualcuno. Avevamo visto quella spada uscire, eh? Vediamo. Perché la tua armatura è diventata dorata? È solo la luce? Si vede un po' la faccia dentro. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? No. Oh, don't be ashamed. There's the fate of Vanguard. Le avanguardie come me, eh? I'll think of something. We can overcome this together. Dice sempre la stessa cosa. Cioè, fallo tu per me. Insieme. This is quite a fix. We'll need another three. No. Maybe five bodies. Altri tre, forse cinque corpi. Che significa? Che significa, cipolla? This is quite a fix. We'll need another three. No. Maybe five bodies. Quite. Vado a morire. Perché qua c'è uno stronzo e lo so. Mi ha già visto? Sono due? Possono rimanere lì per quanto mi riguarda. Sicuramente c'era il tesoro dei tesori, l'oggetto degli oggetti, ragazzi, rimani lì. Ciao. Non scherziamo, due insieme in una stanza piccola, ma non esiste proprio. Andiamo giù di qua. Occhi aperti. Se qualcuno la prende male... Siamo già stati qui. Ma che cacchio sto facendo, quindi? Qui però no. Bellissima questa scala incrociata, chiocciola, molto bella. Lo so che è assurdo, ma vorrei tanto un falò. Ok. Siamo scesi in questa sala dei trofei, dove ora si può scendere di brutto, affrontare lui che custodisce dei tesori. Se è da solo, lo facciamo. Col cavolo che è da solo. E uno si triggera. Meglio così, meglio così. Meglio così. Affrontiamolo. Quelli con la lancia sono i più stronzi. Non so come fare. Porca loca. Spazio stretto. Ah, ci hai provato, eh. Dovrei comunque provare a farti il parry, lo so. No! Ho sbagliato, scusami! No, cretino! Sono morto? No. Che cretino! Porca vacca! Lo spazio stretto lo avvantaggia moltissimo. Io vorrei andare più di backstab che di parry, perché io parriare questo... Lo sapevo che lo facevi! E mi toglie tutta la stamina. Bellissimo attacco. Sono un cretino.
Beh, almeno un attacco te lo sei preso. Stai buono, stai tranquillo. Accidenti, ok. Questo attacco è enorme. È molto più forte quello con la lancia di quello con la spada. Come possiamo tutti ben vedere. No, due danni, si è parato. Sono morto. Ah, confesso di aver creduto nel backstab. Ok. Ok, non mi sentivo il parry, ragazzi. Credo si sia visto. Andiamo qui. E vabbè, lui è grosso, lo conosciamo, è un altro, lo affrontiamo. Tutto per dei tesori. Vabbè, ci ha dato un affondo gratis, io non mi sono curato. Ditemi voi se si può essere più cretini. Vabbè, cerchiamo di giocare bene, è sempre lui, in fondo. E fatti fare un... backstab... Allora, con calma, voglio quei tesori. Come se sono dei mimic. Vabbè, è meglio, tanto l'oggetto c'è lo stesso. Ok. Lo so che cosa pensate, però ragazzi io non ce l'ho il parry con lui qua, mi dispiace. Non ce l'ho, provo, non me lo sento. Dai, fai la raffica. L'apertura è la raffica. Ok. Dovrei essere più aggressivo, lo intuisco anch'io. Anche questa è un'apertura. Vabbè ragazzi, li sto un pochino imparando, sono abbastanza stronzi. Ok. Ok. Apriamo. Guanti del Cavaliere d'Argento, gambali del Cavaliere d'Argento. Quindi ci vestiamo come loro, adesso leggiamo, state sereni. Elmo e armatura del Cavaliere d'Argento. Non c'è lo scudo, ma insomma non è che si può avere tutto. Andiamo a vedere. Elmo dei Cavalieri d'Argento che proteggono Anor Londo. Quando Lord Gwyn partì per vincolare il fuoco, i suoi cavalieri si divisero in due gruppi. I Cavalieri d'Argento rimasero nella capitale dimenticata, che è questa, che è Anor Londo al servizio della loro dea. Dea, c'è una dea. Abbiamo visto tante immagini di donna, e quella è la dea di Gwyn. E la scritta è più o meno la stessa. Va bene. Immagini di donna, statue anche di donna, eh? Qui c'è la morte. Oppure la shortcut. Questa è la madre di tutte le shortcut. Viva, 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 viva. Dimmi che sei veramente... Dimmi che qua c'è il falò sul serio. Non ci posso credere alla felicità che sto provando in questo momento. Grazie, mia zia. Vabbè che poi è una shortcut che te la rifai e ti ribecchi quei due lì, eh. Aspettate che bevo. Non vi sto leggendo, ragazzi. Sono abbastanza in trance. E dai, ce la facciamo così, immagino di starvi perdendo passaggi segreti, cose, però non è il momento. Non è il momento di essere così precisi e bravi. Allora, di là c'è il boss. No, non si sa. E di qua chissà cosa c'è a sto punto. C'è il demone della titanite che vedevamo prima. Una nostra vecchia conoscenza. Gli si gira intorno. Certo, in uno spazio così piccolo è una brutta bestia. Non ho voglia di farla adesso. Non sono così disperato per delle titaniti. Voglio andare avanti con il gioco. Ok, di qua non c'è nulla. Quindi posso con fiducia mettere il muso da questa parte. Ah, ok, quello è un gigante di quelli che conosciamo, dietro a una scalinata. Avrà sicuramente un'area di trigger meno generosa. Ma quanta gente, che casino. Cioè, quanta gente, scusate, non volevo dire quanta gente. Quante strade possibili. Che palle. Mi sto un po' disorientando. Avrei voluto veramente vai da A a B. Dov'è il capo? Dov'è il boss? Cosa sto facendo? Chi sono? Perché sono qui? Wow. Ah, ecco la nebbia. Ecco la nebbia, ecco la nebbia. Un grazie a tutti i subscribers. Lì c'è un cavaliere d'argento piccolino. Questa è una scala, volendo. Questa, volendo, è una scala. No!
Ma io non posso risalirla. Ragazzi, credo di aver fatto la più grossa cazzata della mia vita a Dark Souls. Ho sbagliato. Perché siete contenti? Perché siete contenti? Ah, me la cavo, è che mi piaceva essere dove ero. Mi piaceva molto essere dove ero. Oh, sentite, alla peggio tiro su roba. Arco potente ammazzadraghi, freccia dell'ammazzadraghi. Non uso gli archi, ma insomma. Miyazaki? Hidetaka? Ti sei sentito con Yoko Taro? Non lo vede, non vedo cosa. Non vedo cosa. Ah, potevo fare malissimo, io ho fatto male solo a me stesso. Vai a cagare. Ok. Scusate, mi ero un attimo impanicato. Ho sicuramente saltato dei pezzi. Dove cazzo sono finito? Ho capito. Sì. Che palle. Vabbè, bevi. Che palle, va bene. Affrontiamo lui, dai. Triggerati. Straculo, ma va bene così. Ok. Questa è una shortcut sicuramente importante per i fini del gioco, anche se io non voglio andare di qua. Però se c'è, ha un senso, quindi la apro. Vediamo che cosa c'è qui. Accidenti, ho perso... Oh cazzo. Non sei cattivo. È un gigante come quelli della fortezza di Sen. Ma è bellissimo. E non è cattivo. Parla! Aspettate, prima di parlargli voglio salire. Wow, bellissimo. Chissà cosa c'è qua sopra. Vabbè, parliamo prima col tizio, dai. Magari è quello che ci fa fare le super buzz per le super armi. Vediamo un po'. Who are you? Who are you? Your weapons? Ma dai, parliamogli. Tis no good. Very good. Immagino, deve avere una bella forza, eh. Che carino, è simpatico. Parlare io non bravo, nessuno in casa, tutti partiti. È proprio quello che ci veniva da chiederci. Tutti partiti, eh? Partiti per dove? You friend. You talk. I don't talk. But happy. Happy. Che carino. Peccato, sarei stato ore a parlare con te. 15.000, evolvi. Ah, non capisco. Qual è la baza di fare sta cosa? Sì, si depotenzia, ok, ma poi forse è più figa. Tra l'altro mi richiede un 16 in destrezza che non credo di avere. E vorrebbe dire non poterla più usare. Fatemi capire delle cose. 15. Porca loca. Ma quindi è già più 10 la mia Claymore? Sarebbe da farsi come cosa, però non adesso. Non adesso. Chiaramente è un tipo di... La Claymore, penso di aver capito, la Claymore cambia tipologia, fa un piccolo passo indietro per poi farne 100.000 in avanti. Cosa tipica di qualunque videogame. Però non è il momento di farlo. Tra l'altro io non ho guardato il peso di questi pezzi di armatura, sono pesantissimi, non si va da nessuna parte, ok. Non c'è lo scudo, non sono qua gli scudi, evidentemente. Curiosità mia, ma lo scudo del ragno non lo prendi proprio neanche in considerazione, eh? Perché ha già fatto il suo. Vabbè.
acquista. Titanite, titanite grande. Oh, beh, questo è il negozio dei negozi. Questo è il negozio dei negozi. Questo 8000, 4008. Attrezzatura da fabbro, ok. Alabarda del gigante. Che col cavolo che la posso usare. Scudo gigante, wow, bello. Cioè, tutte le cose fighe in Dark Souls comunque sono per fare il fat roll. Elmo gigante. Elmo delle sentinelle giganti di Anorlondo, fatto di antico ottone, offre protezione dagli attacchi non fisici, ma la sua enorme taglia lo rende estremamente pesante per gli umani e limita il recupero di energia. Che bazze. Vabbè, insomma, abbiamo tutto il set del gigante, tra cui la labarda, grossa labarda di antico ottone usata dalle sentinelle giganti di Anorlondo, tracce di elettricità. Vabbè, pesantissima. Ok. Titaniti varie. Ok. Però al momento non ho un progetto. Non avendo un progetto, potrei comprare così a random delle titaniti, tanto per, però in realtà se torno al falò dovrei avere un livellino pronto per me. E quasi quasi lo metto in destrezza, così diamo un senso a tutto ciò. E anche un riparo equipaggiamento, la Claymore non è messa benissimo, neanche lo scudo. Mi sa che qualche anima qui io la devo usare. Sì, lo facciamo, dai, lo facciamo. Spero di non essermi perso un livellaggio facendo ciò. Per il momento... La seconda schermata di Evolvi Arma, dite questa qui? E per il momento, non avendo io un progetto preciso se non quello di fare la Claymore del Fulmine, non è ancora il momento di farlo. Vi ripeto che se io faccio la Claymore del Fulmine, dopo non posso più usarla perché non ho la destrezza per usare la Claymore. Vorrei essere chiaro, eh? Ci penserò. Sì, posso evolvere l'equipaggiamento che indosso. Spero, penso. Ma non è un equipaggiamento nel quale credo. Quindi anche questo mi interessa così poco. So che non è un equipaggiamento che mi porterò avanti per secoli, quindi non me ne frega niente di fare un'evoluzione adesso. No. Buono... Adesso mi avete detto di girare intorno al gigante. Ragazzi, mi avete dato uno spoilerazzo, però lo prendo volentieri. Fatemi capire, però. Che non mi fido delle vostre gag. Sì, dovrebbe essere uno scrigno normale. Dammi, apri. Anello del falco. Hello, forge I can, strong I am. Ok. Vediamo che cos'è. Estende la gittata. Vabbè. Uno degli anelli speciali conferiti ai quattro cavalieri di Gwyn. L'anello del falco apparteneva a Gog. L'arciere ammazza draghi. L'anello aumenta la gittata degli archi in modo che le frecce volino come se scagliate dall'arco lungo di Go, che abbatteva i draghi in volo. Sti cazzi. Forse l'abbiamo visto anche nella sigla. Nella sequenza di apertura. Non lo so. Fatto sta che adesso vado su. Buono a sapersi che questo fabbro esiste, il fabbro dei fabbri. Figata, siamo tutti contentissimi. Andiamo. Allora. E qui? Chi c'è qui? Ok, immaginavo. Bene. Cioè, bene un cazzo, però bene, dai. Fatemi guardare, ragazzi, è un giro che ritorna su se stesso, quindi siamo dove pensavo di aver sbagliato strada, in realtà è stato fondamentale farlo. Molto bene. Ho tre fiaschette. Chissà se arriveremo almeno a studiarlo, il nostro super cattivo. Tra l'altro lì sotto c'è il portone, che io non ho mai aperto, non ho mai neanche avvicinato. È che quei ciccioni sono ciccioni, ragazzi, è innegabile. Bene, no, bene il cazzo. Ombrelloni. Questa cosa degli ombrelloni, vi giuro, mi fa molto ridere. Dai, su. Cambia qui, bravo. Seguimi su, senza ritirare fuori l'arco. Esatto.
laddove io ti possa affrontare decentemente, visto che sono un puzzone e devo correrti intorno in continuazione. Allora, dai, su che ce la fa. Basta che non mi torni indietro, che non sei uno di quei pavidi. Ok, tutto mi sembri meno che pavido. Ok, qua c'è spazio. Dai, combattiamo. Allora, vediamo se riesco a buttargli un parry. Ah, cretino! Porcala, è bravo a fare sta finta. Io non ho ancora studiato abbastanza il suo modo di combattere per distinguere quando fa l'uno e quando fa l'altro. Ma che bella mossa, mamma mia, ho fatto pietà. Ok. Ok, ok, molto bene. Il mio scudo del ragno ringrazia, però adesso ringrazi anche tu, eh. Anime. Chissà se posso rushare fino alla nebbia. Sappiamo che quei ragazzi lì... Cristo, lui mi sta già vedendo. Lui no. Là c'è il portone. Mi sta più che vedendo. Se riesco a combatterlo da solo, ce la posso fare. Cioè, è un nemico che ho già battuto, non è che... Senti tremolare il globo del... Che cazzo vuol dire? Che cazzo? Fanno le scale sti qua adesso. Che cazzo è il globo dell'occhio nero? So che ce l'ho, so che ce l'ho. Non so che cos'è. Ma non era per l'online il globo dell'occhio nero, tipo? Ok, si è detriggerato. Sono in due. Uno sopra l'altro. Pazzesco, mi hanno dato un'apertura incredibile. Accidenti, ne avessi approfittato. Mi avevano dato un'apertura incredibile. Fate le scale tutti e due, che siete dei beoti. Della beozia. Oh, 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 pensi di essere figo? Lo sono io, ciao! Il globo dell'occhio nero, chissà che cazzo dovevo fare. Ragazzi, lo so che lo sapete, io no, ciao. Andiamo dal boss. Come audio down? Le anime? Il portone? Vabbè. Il portone, era importante il portone. No, ho sbagliato. Oh, cazzo. Oh, Cristina. No. Come due, ragazzi. Ma come mi segue quell'affare? Le colonne. Però in teoria dovrebbe crollare tutto l'edificio, no? Vado via, me ne vado. Posso andarmene? No, eh? Stavo già fuggendo. Ma io come cazzo li ammazzo? Ho bisogno di Soler, Non mi sentirei neanche scorretto, sono in due, voglio essere in due anch'io. Meglio loccarlo lui, meglio lo... Maledetto, le mie chance sono nessuna. No, ho bisogno di Soler, come cazzo lo evoco? Cioè, ora non posso più, ma chissà dov'era. Forse il globo era per evocare Soler. Bello, ottimo e abbondante. Molto ben giocato, well played, veramente ottimo. Sono vivo. Che figo che sei però, te lo dico sinceramente. Ho perso un bel po' di anime. Erano importanti, eh? Sì. Studiamo la cosa perché è il momento di studiarla. Dai, vieni qui. Non farmi la finta scudo. Era la finta scudo, però l'avevo capito. Però l'avevo capito a sto giro. Quindi bene.
Vai. Ma no, che t'avevo fatto il perry a sto giro, dai, te l'avevo fatto, no? Dici di no? Che palle. Ma dai che te l'avevo fatto. Vabbè, non ho mai creduto di ripigliare le 15.000 anime, quindi sti cazzi. Devo essere umano, devo essere umano, devo essere umano. Vabbè ragazzi, 15.000 anime non è che sono sto patrimonio infinito. Leggiamo un attimo il globo, per quale motivo vibrava, per quale... Invade il mondo di... Allora, globo mistico trovato addosso a una guardiana. Invade il mondo di chi ha ucciso una guardiana del fuoco e sconfiggilo per reclamare l'anima della guardiana. L'occhio nero veglia costantemente sulla città degli dei Anor Londo. Vabbè. Ma se sono umano e muoio, perdo l'umanità. Uccidi Soler. Ragazzi, non date consigli così alla cazzo. Allora, prendiamo zero anime che ci tengo. E dai. Ah, almeno fammi studiare la shortcut e le possibilità che ho. E che cazzo. Le possibilità che ho. Le mie possibilità. Belle possibilità del cazzo. Dai, vieni fuori, su. Ah! Cristina. Ah, ci ho provato ed era ovviamente la fregatura dello scudo. No, sono morto. Sono morto. Che palle. E muori tu ogni tanto. Che due coglioni. Sì. Provo a rushare? Proviamoci, mi sembra una cosa simpatica. Al limite ci facciamo due risate. Vorrei avere la mappa così in testa da dirvi sto rushando per andare dove. Sentite, mi avete detto che il portone è quella cosa bella e importante che è meglio non dimenticare, eh? Beh, facciamolo. Ecco cosa vi dico. Andiamo ad aprire sto cavolo di portone. Corri, Simon, corri. Corri, corri, corri. Credici come non ci hai mai creduto. Era una gag, ragazzi, vero? Era una gag. Questa cosa ha fatto ridere, immagino voi. A me no. A me non mi ha fatto ridere. Io non ho riso. Che poi non sono mica così forti sti qua. Lo so che devo andare a due mani, lo so. Eccomi. Si è curato lo stronzo, non ci credo. Incredibile. Cioè, non è incredibile che si sia curato, voglio dire, ci sta, poveretto, però... Restare qua fino a dopodomani. No. No, questo non doveva succedere. Oh, se ne sta andando.
bevi. Se ne va, incredibile, incredibile culo. No, ho sbagliato. Cazzo. Ok. Forse adesso la porta diventa interagibile? Lì c'è una leva, lì c'è una leva. Scusate, chissà quanto l'avete scritto, ragazzi. Però voi capite che non è che uno... Pezzo di titanite, beccatelo lì. Non è che uno lo sa alla nascita. Ok. Viva viva! Il goleador. Quindi è tutto skippabile? Fin dove è skippabile? Che figata. Che figata. Allora. Stavo pensando qual è il malus di cambiare falò. Direi nessuno. Direi proprio nessuno. Andiamo al falò migliore. Peccato per quelle 15.000 anime, però è stata fatta una cosa molto importante. Sto andando al falò, ragazzi. Sto andando al falò che preferisco perché ci sono meno cavalieri d'argento tra me e i due boss. Molto semplicemente. Ci sono solo i ciccioni che si schivano molto facilmente. Oh cazzo. Oh cazzo, aspettate, ho scazzato. Ma il tempo che ci mettevo ce lo mettevo anche prima. Ci vuole un botto di tempo. Vabbè ragazzi, mi fido della chat. Quando si tratta di non perdere tempo, mi fido della chat. Rimaniamo all'altro falò, rushando si fa. È vero, ci siamo già riusciti. E quindi sti cazzi. Teniamoci il vecchio falò. Ci siamo fatti un giro turistico, tra l'altro con clipping imbarazzante. Sono due, sono cattivi, io non sono umano e i cazzi saranno amarissimi. Lasciatemi fare, lasciatemi fare. Ma cosa devo fare col globo, scusatemi? Che cazzo devo... Uso. Ma che cazzo vuol dire invadere il mondo del... Ciao. Che cosa diavolo sta succedendo? Lothric? È lui? Ma qual è la baza di essere venuti qua? Cioè, sono 3 contro 1? Cosa? Ah, l'anima della guardiana. Sì, sì, ok, ok. Va bene, è stata una grossa gag. Ma ragazzi, ma io che cazzo leggo la chat, veramente? Allora dai, andiamo.
Proviamo a studiare questi due boss e vedere se in qualche modo ce la si può fare da soli. Se no, bisognerà iniziare a giocarsi delle umanità e tirare su umanità, a raccogliere umanità. Ah, che cazzo! Vai a cagare, dai, corri. Dite che battere quei tre era facile. Che bel benvenuto, pensavo di bere appena entrato. Ok. Lo ferma. Assurdo. Io ho bisogno che il piccolo arrivi. Perché il ciccione è veramente ciccione. Veramente grosso. Ma come vi ammazzo, ragazzi? Aia, mi ha colpito. Ah, non così. Non sarà così che vi ammazzerò. Ah, colpito, morto. Ah beh, immagino che tutti quanti abbiate tutti sconfitto questa gente al primo tentativo, eccetera. Ma figuriamoci, ragazzi. Sono su internet da abbastanza per non fare caso a queste puttanate. Allora, vediamo di liberarci di questo cretino. Bello. Andiamo da questa parte qui e moriamo. Beh, questa è stata una run molto interessante. Stavo pensando che quasi quasi cambio falò veramente. Perché in realtà l'altro falò non ha nessun problema. Questi due possono dare problemi. È che dovrei giocare più facendo quello che farei normalmente invece di ascoltare. Questo rovina decisamente la run. No, ma è un ottimo falò questo. Allora. Ora proviamo a fregarlo. Ah, ma ce n'è un altro, bene. Perfetto. Se loro non fanno le scale, siamo a cavallo. Subito schivare, madonna, sta cosa mi ricorda il demone capra. Ok, a sto giro invece non è stato così. Ok, cerchiamo di tenerli. Ah, Cristina, c'era la colonna e io non l'ho considerata. Cerchiamo di tenerli vicini, così li inquadro tutti e due. Mi sa che mi sono appena fottuto con le mie stesse mani. Lo scudo, che cretino. Sono morto. Ah, cazzarola. Ne hai di benzina in corpo, eh? Bisogna che tu, che sei più piccoli... Ma che cazzo sei? Mio Dio! Cioè, a parte, veramente... Questa carica è tremenda. Devo essere umano. Allora. A questo punto... La situazione non è così semplice. Che cazzo.
La situazione è pessima, è pessima. Devo livellare, dovrei teoricamente fare anche un po' di umanità, che non so dove tirarle fuori in questa location. Sto seriamente pensando se cambiare falò. Eh sì, loccare probabilmente... probabilmente è difficile. È che sto pensando all'economia delle anime, molto semplicemente. Per il discorso di... cioè, non mi aspetto di evocare Soler e vincere. Mi aspetto di evocare Soler e morire un sacco di volte lo stesso. Le anime, scusate, l'umanità. E quindi non voglio farlo troppo presto. Provare a studiarlo un'altra volta. I giganti droppano 3.000 anime, è una cosa ottima. Mi continuate a dire livello allarma e vi faccio notare quante anime ho da parte. Vabbè ragazzi, troppi input assurdi mi state dando. Fatemi pensare. Off screen se vuoi livelli, dici Messy Angel. Grazie, grazie. Meno male, aspettavo che Messy Angel mi dicesse cosa posso fare off screen, grazie caro. E cambia falò. Cambiare falò ci penso sicuramente. No, chiamare Sabaku, ragazzi, sarebbe troppo easy. Mi sa che cambierò falò. Anche per livellare sui giganti. Perché? Se riesco a chiamarne... se riesco a chiamarne uno da qui... Forse li posso livellare meglio. Proviamo a vedere come reagiscono. Ah, l'abbiamo già fatta sta gag. Difficile chiamarne uno solo. Fatemi vedere una cosa. Ah, questo lo posso fare tutte le volte che voglio? Cristina, che range. Ah, perché non vorrei sottovalutare, eh? Cioè, cambiare falò per poi trovarmene uno più stronzo potrebbe non essere l'idea dell'anno. Sono tutti e due abbastanza complicati. Chissà se qua di corsa si fa. Possibile un boss che non si può affrontare da soli. Riproviamo. E che cazzo? Dove sono? Ma cosa faccio? Non vedo? Ma guardate lo spettacolo. E che culo, mamma mia. Allora, facciamo senza lock, come mi avete immagino giustamente suggerito. Però senza lock schivare il ragazzo non è facile. Ho recuperato delle anime. Che sono zero, per la precisione. No. Non così. Non riesco a stare lontano. E se provassi ad attaccare prima il grosso, che forse è più facile. Mm.
Devo un pochino studiarmeli, ragazzi. Devo studiarmeli e probabilmente fare dei livelli off stream per essere... per mettermi la destrezza a 16, quindi avere la chance di pompare l'arma. Provare Lothric. Proviamo Lothric adesso. Magari non è così difficile. Mi era sembrato difficile, magari è... si affronta. Boh. Ma che cazzo. Che palle. Ma che palle! Madonna, ragazzi. Non serve la destrezza 16. Ok. Solo la forza, se siete sicuri? Ok. Ai ai ai, peso, il discorso dei tasti è veramente peso. Abbastanza dura la faccenda. Che palle. Sto cercando di pensare al da farsi. Onestamente non ne ho la più pallida idea. Non ho capito, gli ho fatto una specie di parry venuto male, però lui sarà comunque impallato. Ah. E muori, dai. Sono morto io. È molto dura arrivare a questa boss fight. Molto dura. Fatemi pensare se posso girare dall'altra parte. E che palle! Forse leggermente più facile. Cazzo, due nemici in una boss fight, ragazzi, è veramente brutta. Anche perché ognuno di loro meriterebbe una boss fight a sé stante. Oddio, forse no, però comunque... sono antipatici, non c'è che dire. Cazzarola. O se no andare di umanità e provare con Solaire. Magari con Solaire è più semplice. Tiriamo su sto benedetto scudo, che ora lui non arriva in the face. Bello, bello, ha funzionato. Non vedo assolutamente niente. Bene. Ah, zio. Faccio fatica a giocare senza il lock. Faccio abbastanza fatica a giocare senza il lock con questi ragazzi. Mi raccomando, Fausto, segnale tutte, non ne saltare una. È che se finisco le umanità è una cosa brutta, 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 brutta. E tra l'altro non so neanche dove sia il luogo. Chissà che non sia addirittura qui. Facciamo un tentativo con un'umanità. Cioè diventiamo umani, in altre parole. Dove cavolo stanno? Qui. Ok. Torna umano, sì. Mi sarebbe piaciuto che ti fossi unito a me direttamente qua, sarebbe stata una vera figata. Ragazzi, adesso devo stare attentino, cosa ne dite?
E che cazzo? Fammi correre. Oh. Dove sei, Soler? Questa è la prima cosa. Dove si tira fuori? L'altro lato. Brutta gag. Ok, quindi andiamo a prendere Sole. Pff, che cazzo di boss fight pesa? E comunque, al di là di tutto, quello non è Gwyn. Cioè, ora ci sono arrivato. No, nel senso non... Eccolo lì, eccolo lì. Vabbè, questo qui non è impossibile da affrontare. Lo facciamo. Solo farlo ogni volta è una bella rottura di balle. Cambia arma, cambia arma. Seguimi, 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 seguimi. Sali. Dai, su. Prendiamo Soler. No, oh, lo fa, non fare così. Ma dai, puzzone che non sei altro. No, 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 no. Ok, che cazzo. Ecco. Figurati se non si rimetteva a sparare le sue benedette. Ma che cazzo. Poco forti li hanno fatti sti ragazzi. Cacchio. No, maledetto! Cazzo! Ci muoio. Sarebbe bello padroneggiarli di più. Ho bisogno che Soler faccia veramente il miracolo. E lo faccia alla prima botta. La vedo veramente dura. Sarebbe bello poter chiamare più gente. Sarebbe bello poter chiamare più gente. Ehi, Soler? Ma che cazzo fai? Vieni a combattere, brutto. Non perdere tempo. Vieni con me. Soler? Dove sei? Dove sei, Soler? Vieni qui! Mi segue? Ma che cazzo fa? Ok, già feritissimo il nostro Soler. Dai, su! Sei dei nostri? Ma che cazzo mi succede ogni volta che entro qui? Soler, no! Si è buggato Soler. Viva, 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 viva. Fantastico. Ma che cazzo? Ma veramente si è buggato? Non ci credo. Vabbè che però in realtà mi sta tenendo lì un tipo. Ha fatto la finta, bellissimo, devo dire. Ti concedo cosa molto figa. Wow. Ah.
Cazzo. Ho chiesto troppo alla mia stamina e alla mia capacità di giocare a questo gioco. Cazzo. Ok. Soler. Stai buono. Ok, stai tranquillo. Ragazzi, con Soler che mi si bugga però sul... E ora arriva il bello, vabbè. Arriverà il bello, che vi devo dire. Aia, 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 aia. Soler? Ci sei? Già questa cosa mi sorprende molto. Vai tu, Soler. Sei bravo, stai vivo altri 10 secondi. È la mossa del suo compagno scomparso. Lo ricorda con commozione, un po' come noi. Soler, ti prego. Resta vivo ancora 10 secondi. No, è stato sconfitto. Ecco, ora i cazzi suona malissimo. Ho sbagliato. Che cazzo, ne sapevo che ne faceva 3. Porca e loca. Vabbè, che tanto. Zio. Torna indietro, Simon! No! No, sono morto! Porca vacca! Morto! Se Soler avesse combattuto con me, le chance erano buone. Sto pensando se rifarlo adesso o rifarlo domani. Giugno, 14 giugno, giovedì, 15 e 24. Quante umanità ho ancora? Ne ho 9 in pratica. Che poi non è vero. Perché queste le perdo a 2 a 2. Quindi è come se ne avessi 6. Ma sai, senza lasciare i giganti, non voglio che Soler arrivi troppo... Ah, si incastra per forza se non gli faccio finire i giganti. Recupero anche le umanità. Ah, questo non lo sapevo. Beh, ragazzi, questa è una cosa splendida, allora. Facciamolo. Mamma mia, che boss fight. Cioè, in realtà con Soler è assolutamente fattibile, però bisogna che Soler combatta. Se no, non ha alcun senso. Non si incastra per forza, ma capita spesso. Ah, se ne uso solo una non la recupero, ovviamente, quindi sì. E cosa volevo dire? Il discorso degli anelli, diamo un'occhiata agli anelli. Allora, abbiamo...
La protezione d'acciaio riduce il colpo subito. A me piace, mi sembra male. E questo aumenta la difesa con i PV. Questi qua, potenza ai miracoli, la gettata dell'arco, la possibilità di trovare un oggetto. I PV dei... assorbe i PV, non ci interessa. Piccolo incremento dei PV. Mamma mia, sono uno peggio dell'altro. Preferisco il pietra blu all'anello tribale. Meglio il tribale, dite. Proviamo col tribale, dai. Che cazzo faccio? Che cazzo ho fatto? Certo, non ho degli anelli che fanno particolarmente la differenza. Andiamo. Vorrei non invecchiare e soprattutto non morire. Ho sbagliato. Ma vai. Che palle sti qua. Ma che cazzo? Ma! Una serie di incastri un po' assurdi. Mi sta già una fiaschetta che ci saluta, poi c'è anche quel tipo là. La resina, le piromanzie. Cambia. Cerca di colpirmi, dai. Vieni su. Vieni su. Bravo, non riprendere l'arco. Vai. Ma che cazzo mi invento? Ha veramente poche aperture, il nostro amico d'argento. Stress. La fatica per arrivare alla boss fight è la cosa più beffarda di Dark Souls. No, dopo le cadute nel vuoto. Dopo le cadute nel vuoto. Che cretino! Madonna. Su via. Giochiamo. Addio piacendo. È morto in fretta. Facciamogli combattere i giganti e magari proviamo anche ad aiutarlo mentre combatte i giganti. Perché prima prendeva solo colpi nella prima fase del combattimento, senza fare altro. E comunque è durato. Cioè non è che è morto subito Solera. È durato. Vai Soler. Uff, ma cosa stai facendo Soler? Ma perdiana. Tendo a sopravvalutarlo. Ma guardate le mazzate che sta prendendo. Ma che cazzo fa? Direte, aiutalo, avete ragione. Bravo. Bravissimo. Pensavo avesse vinto lui. Mamma mia, ci stiamo facendo massacrare da questi due. Vagli dietro, fiancheggialo, fiancheggialo Soler. Ma lo colpisce. Ok. Stai tranquillo. Sarebbe figo curarlo o se si curasse. Non guadagna PV, eh? Ah, il piano era uccidere prima i giganti, dite. È un piano bello lungo. Mamma mia.
Vogliamo andare di resina, la vogliamo provare? Proviamola. Perché no? Che cosa ci costa? Della resina. Non l'ho mai usata. Vorrei troppo curare Soler. Zio! Soler? Madonna sta resina, ma cos'è? Ok, e quindi abbiamo invertito l'ordine degli addendi, eh? Ah, sta resina... Wow! È molto bella, l'hanno realizzata bene questo doppio modo di implementarsi l'uno nell'altro. Merda, si è cattivo adesso. Chissà. Non lo vedo. Vorrei loccarlo. Vov, no! Vabbè, dai, ma che cazzo, che cazzo! Ma Cristo mia... Sentite, 15:32, ragazzi, lo sapete, dai. Che cazzo. E a sto giro farò, a scapito delle mie fiaschette, i giganti? Sì, sono d'accordo che sia meglio uccidere prima il ciccione. Infatti questo qua mi ha fatto terrore. Però non è proprio una cosa che decidi troppo lucidamente. Direi. Direi. Addio! Direi. Dai, Simon, su, non essere così faticoso. Accidenti, sento i loro passi. Sento ancora i loro passi. Sento ancora i loro passi. Infatti. Tutti e due. Molto bene, bello. Ah, dai che demordono, stiamo di qua. Non sono assolutamente in grado di affrontare tutta questa gente. Quindi devo fare una serie di uccisioni mica da ridere prima di evocare Soler. Facciamole, proviamoci. Saranno tornati a casa quelli là? Boh. Speriamo. Spada e scudo. Vieni su. Non riprendere l'arco. Uff. Dai che ce la fai, su. Giganti. Ma in realtà non lo so, non è facile buttare giù due giganti, anche perché non so se riesco ad affrontarli uno alla volta. Che palle. No.
Dai che sei morto. E ora è gigante. Non droppano mai nulla, eh? Mai. Ok. Infatti, non era andata male come strategia. Certo, mi scoccia entrare con un Soler ad energia dimezzata. Però mi dispiace, ma è così. Però glieli attiro un po' via, dai. Almeno che non appaia con tutti che lo vogliono uccidere. Magari uno solo. Ecco, è importante capire che sono tutti e due qui. Aia. Lui sta prendendo le sue mazzate, così come io ora prendo le mie. Soler, è adesso che devi farmi la differenza, Soler. Ma Soler è quello di Despacito. È tipo omonimo. Ma che cazzo! Che cacchio è sta storia? Ma Dio mio, sono enormi! Diciamo la verità. Oh, uno è andato giù. Mamma mia le mazzate che abbiamo preso. Ok. Più o meno è ferito come prima, forse addirittura un po' più di prima. Vabbè. C'è poco da dire. Resiniamo, avete ragionissima. Non ne ho tante di resine. Però se uno non le usa qui, quando le usa? Ah, Soler, fai qualcosa a uno dei due, però, eh? Bravissimo che ti sei preso la corsa in faccia. Ah, ho sbagliato! Muoio, Soler. Che cazzo! Forse confido un po' troppo nell'aiutante di Babbo Natale. E comunque, a me dispiace, però è più facile ammazzare lui. È più facile ammazzare lui, non ci posso fare nulla. È indiscutibilmente più facile. Spero che quella fiaschetta che stavo bevendo se la registri. Lo so, era meglio ammazzare il Cinesis. Questo sì che è amore fraterno. Stavo bevendo. Ok, Soler, insieme. Aiaiaiaiaia, zio. Non lo vedo. Oh, non me lo loccare, mi raccomando. Allontanati adesso, Soler, mi dovevo allontanare anch'io. Cazza. Soler è morto, vero? No.
No! No, Simon, perché registri input vecchi di 90 anni? Ma ho rollato sotto il suo martello, ma vai a zappa... Dove cazzo sono? Vabbè, ma... Per Dio. Lo so, le anime, ma come cazzo faccio? Non le ho mica equipate. Non trovo il tasto. Dove cazzo è la tastiera? Ma va! Non le ho le anime, vero? No, eh. No, non le ho. Gli ho tirato una bomba incendiaria. Non so se avete notato la finezza. Via, Simon, via! Dovevo colpire... Ah! Cazzo! È andato giù. Anima di Smaug. Umanità. Quindi se c'era l'altro, avevo l'anima dell'altro. Credo. Mamma mia. Quante anime. Mi tengo pronto un osso del ritorno, vabbè. Non sai mai. Qui c'è la statua di Gwyn. E immagino che questa sia la dea. La moglie a questo punto di Gwyn, che sarà una sorta di dio, no? E qua manca qualcuno. Ci vado io. Là ci sono anche delle anime. Perché no? Perché no? Sono stremato da questa battaglia. Questa battaglia mi ha veramente stremato. Abbiamo due strade. Io non voglio morire adesso. Per quanto non sia impossibile venire qua a recuperare le anime, sia chiaro. Sì, sì, il globo. Sapete che l'anello è un bel consiglio? È un consiglio di relax dopo una boss fight. È un consiglio che prendo volentieri per una volta. Lo faccio. Devo ricordarmi di averlo equipato. Allora, qua c'è un ascensore che va su, e va bene. Mazza, non ho cure. Non ho cure. Qua c'è un altro ascensore che sale. Va bene. E là si torna alla casa base. Andiamo qui. Saliamo, non vorrei troppi di quegli antipatici. Oh, un falò. Questa è la cosa più bella che poteva succederci. Oh, Jesus. Wow. Che cacchio faccio? Fatemelo levare, sennò me lo scordo. Rimettiamo il tribale, va benissimo. Devo prendere una sola umanità perché sono umano per ravvivarlo. Lo faccio, eh. Dopo ci guardiamo intorno e capiamo che cosa sta succedendo. Dove sono? Ecco qui. Che bello questo falò. Che bello questo falò. È bella per Soler, grande compagno di avventure. È già il secondo boss che riusciamo a fare grazie a lui. Ho ravvivato. Perché non dovevo ravvivare?
Ho sprecato? Non era necessario? È un falò dove non si torna mai? Vabbè, pazienza, ragazzi. Per un'umanità non succede niente. Allora, cerchiamo di studiare la zona. Questo è l'altro ascensore. Vediamo se c'è qualche cosa da raccogliere. Non credo. Dei muri invisibili, non credo. E poi ho visto che c'era il portone, o quel che è. Anche perché in tutto questo noi non abbiamo ancora affrontato Gwyn. E quindi io me lo aspetto, vi dico la verità, me lo aspetto. Allora. Chi c'è qui? Oh, è la tipa del dipinto. È la dea. Thou hast journeyed far and overcome much, chosen undead. Oh my god. Hither, child. Figliolo, chosen undead. Secondo me siamo chosen solo perché ci siamo riusciti. Perché non è che abbiamo ricevuto un grosso aiuto. Inginocchiati. Va bene? Oh, chosen undead. I am Guinevere. Guinevere. Figlia di Gwyn, principessa del sole. Padre oscurò la sua forma. Ti affido il ricettacolo dei lord. Ricettacolo della... Ora puoi teletrasportarti fra i falò. Boom. Ho capito perché mi dicevate che non era necessario. C'era anche un achievement. Bene. Ok. Succede a Lord Gwyn ed eredita il fuoco del nostro mondo. Ok. Tu puoi porre fine a questo crepuscolo eterno e prevenire altri sacrifici di non morti. Il crepuscolo eterno, lo stavamo capendo. Ok. Stessa storia. Stringi patto. Sì. Patto, guardia della principessa. Sì, dai, di trama ha più senso tutto questo. Voglio essere guardia della principessa. Se non altro... Anello principessa del sole, yeah. Patto stabilito, benissimo. Sarò la tua guardiana. Pimp. Se avrai bisogno mi dedicherò esclusivamente alla tua sicurezza. Ne hai di lavoro da fare. Che tu possa unirti alla luce solare per... Bello, dai, mi piace, Soler poi è nostro amico. Ci sta. Dal giorno in cui mio padre oscurò la sua forma. È una donna gigantesca. Un tempo vivente, ora non morto, sei il degno erede di mio padre Gwyn. Succedi a eredito il fuoco del nostro mondo. Ah, non ne dubito. Non ne dubito. Abbiamo avvertito il calore del fuoco, la sua radiosità e la vita che sostiene. Senza il fuoco sarà tutto sterile e spaventosa oscurità, ma si ritornerà all'unità, dal dualismo che il fuoco ha propiziato. Ci ricordiamo la sequenza di apertura. Quindi in realtà qua facciamo una scelta di diversità. Ti prego, assumi il ruolo di mio padre. Mi sa che gliel'ho fatta dire due volte, infatti. Ah no, Frampt, il cercatore di re, il serpente primordiale ti guiderà. Ma meno male che l'ho letto. Ok. Erme, sacrifici di non morti. Frampt, il cercatore di re, il serpente primordiale ti guiderà. Va bene. Ok. Leggeremo gli oggetti subito, eh. È una donna gigantesca, il buon Gwyn. Non fatemi dire nulla. Limitiamoci a pensarle certe cose. Allora, volevo considerare anche il fatto che, così, la creatura che si venera deve essere all'altezza della venerazione. Tra l'altro mi sembra ci sia un dildo lì sotto, e tutto questo assume contorni ambigui. Va bene, ti lascio ai tuoi divertimenti, cara Guinevere, o come ti chiami. Chissà che fine ha fatto Gwyn, però. Pensavo fosse il boss finale. No, non mi dai il boss finale, no? Ok. Quindi, tipo, abbiamo appena iniziato. Fantastico. Ah,
leggiamo gli oggetti che abbiamo ricevuto. Boss finale, binocolo. Dove cavolo è l'oggetto? Ricettacolo dei Lord nella zona chiavi? Ricettacolo dei Lord affidato al non morto prescelto destinato a succedere a Lord Gwyn. Il non morto prescelto riceverà l'arte di viaggiare da un falò all'altro per aprire la porta finale. Ah, l'avete visto? Ve la ricordate all'inizio di Anor Londo, quella di fianco? Posiziona questo ricettacolo nell'altare del legame di fuoco e riempilo con le anime potenti. Va bene? Ma non ci aveva dato un'altra... Un anello, sì. Anello Principessa del Sole. Questo anello viene conferito a chi stringe un patto con Guinevere, figlia di Lord Gwyn e Principessa del Sole. Aumenta la sinergia con i miracoli. La Principessa del Sole lasciò Anor Londo insieme a molte altre divinità e divenne in seguito la moglie del dio della fiamma, Flan. È la figlia, lei è la figlia. Mentre il figlio... non se ne sa più nulla. Vabbè, non me ne frega nulla di questo anello in realtà. Ok. C'è anche l'anima che... avete ragione, l'anima di Smaug, leggiamola. Smaug il giustiziere, guardiano della cattedrale perduta di Anor Londo. Gli esseri speciali hanno anime speciali. Usa l'anima di questo inquietante giustiziere per acquisire moltissime anime o per creare un'arma unica. Va benissimo così. Sapete cosa mi piacerebbe un sacco fare? A parte avanzare di livello, ma anche teletrasportarmi mi piacerebbe un casino. Già ho letto che qualcuno scrive no spoiler, quindi qualcuno sta facendo spoiler, non vi leggo ragazzi, purtroppo è così. Avanzamento di livello, abbiamo un bel po' di anime, ci si può pensare. Possiamo portare la forza qui, la destrezza nel caso ci venga richiesta, possiamo fare così... possiamo fare... non abbiamo tutti questi avanzamenti di livello. Allora io farei... andiamo qua. Quanto dovrei andare per... ma tanto non le uso, ma che cavolo me ne frega. No. Allora, io direi sicuramente un destrezza, un forza, un vitalità e un staminchia. Facciamo una cosa molto neutra così. O forse un forza in più, dai, iniziamo a fare dei danni. Dai, ci sto. Dopodiché ripariamo l'equipaggiamento, che non sai mai. E ci teletrasportiamo. Santuario delle Gambe del Fuoco, Altare del Sole, Altare del Sole sarà tipo questo, Anor Londo, Tomba della Luna Oscura, Figlia del Caos, ma che cazzo? Profondità. Comune dei non morti. Cioè il comune di Bologna. Cioè il comune dei non morti. Voglio andare al santuario delle Gambe del Fuoco. Ciao. Bella Fabiog 93. Accendi falò. Non c'è nessuno che si stupisce che sono tornato. Ehi, amici. Sono io. Sono tornato a casa. Beh, riaccendiamo il nostro caro vecchio falò. Niente, non lo posso fare. Ho fatto la cazzata. Cioè, ci posso arrivare qui, ma da qui non me ne posso andare così facilmente. Guardate chi c'è. Quello che abbiamo salvato alla fortezza di Sen. Hello there. I was expecting you. As promised, come promesso, condividerò la mia magia. I'm afraid that you are unable to learn. Sono unable. The basic framework, you see. Oh, do not fret. Life isn't all about sorcery. Okay. Probabilmente vuole più intelligenza, non so. Don't frown with regret. Peer forward. Ah, che carino, in realtà ci motiva. Fa vedere. Hello there. Glad to see you alive. Non siamo. Hello. Non siamo all'altezza sua. Chissà che cazzo devo fare adesso. Ah, il tizio che ci guiderà. In realtà abbiamo fatto bene a venire qua, perché lui dovrebbe essere quello che ci guiderà, no? Ah,
Oh, hello there. I'm pleased to see you safe, as always. Sì, 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 il tizio col cappello l'ho salvato. Vi ricordate che avevo detto che avevo visto le gabbie nella fortezza di Sen? Parliamo con lui, che è il secondo personaggio più... Che cosa inquietante, comunque. Che design inquietante hanno dato a questi serpenti, è pazzesco. Wow. Avrebbe voglia di buttarmi là sotto. È il secondo personaggio più importante, o forse, anzi, il più importante che conosciamo, perché è ancora più antico, ovviamente, direi, di Guinevere. Heavens, you have done it. You have retrieved the Lord Vessel. Oh, yeah. After a thousand years. Wow. It is you. It is really you. Sta cercando di sputarci. Forgive me. I really should calm down. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. Che cosa? Temevo sarebbe successo. Visivamente. This is the Firelink chamber for the successor of Lord Gwyn. Now, place the Lord Vessel on the altar. È strano come un gioco così silenzioso improvvisamente diventi stranamente guidato. E non è che proprio lui abbia la faccia di qualcuno di cui ti fidi, però d'altra parte non saprei che fare. What is it? No reason for pause at this point. What is it? No. Vorrei giusto capire dove mi trovo. Wow. Ma brutto sei brutto, eh? Che razza di posto. E se muoio? E se mi suicido? Il loro piano va a farsi benedire. Vabbè, lo faccio. Una candela, sembra... Sia la radice di un albero, ma sembra anche una candela spenta. C'era la base di un albero. Posizione e ricettacolo. Beh, Simon. Mazza, giravi con questo in tasca. Qui altro che del ramen. Ok. Peccato non avere il volto in questo momento. No, non che siano volti bellissimi, però ci stavo... Un barlume di espressività, anche se magari non c'erano animazioni specifiche. Wow. Abbiamo fatto qualcosa. Wow. Vibra tutto qua. Che posto. Che razza di posto. Ah, qui dal fuoco, qui dalla lava, si capisce. Il ricettacolo dei Lord. Apri. Chiusa da qualche marchingegno. Ok. Offri anime al ricettacolo. Ce l'avevano detta sta cosa. Avanzamento di livello, ripara equipaggiamento, armonizza magia, cassa senza teletrasportati, patto, torna umano. Ok. Ragazzi, direi che per oggi abbiamo fatto il nostro. Guardate che bel tipo. Ho finito il gioco, eh? Ed è un fine gioco, si fa per dire. Abbiamo visto che si sono aperti dei portali. Sappiamo che ho lasciato indietro Petit Londo, ho lasciato indietro le catacombe, ho lasciato indietro il giardino di non mi ricordo come si chiama. Ho lasciato indietro il portale di fianco ad Anor Londo, che non so se è uno di quelli che abbiamo appena visto aprirsi. Ho lasciato indietro il portale sotto il giardino in quell'altra area, dove poi si scende e c'è la... No, c'è sia quello del giardino che la porta dove c'era la viverna sotto, scusatemi, l'idra. Ho lasciato indietro la zona del drago d'ossa. Ho lasciato indietro una marea di roba, solo che non so esattamente che cosa si debba fare adesso. La prossima sessione, cioè domani alle 14,
Ci pensiamo su, ripartiamo da qua e vediamo come va. Che ne dite? Finito il tutorial. Il globo ho lasciato indietro, giusto? Uccidere lui là. Non so cosa fare domani. Non so cosa fare. E ci penserò, leggeremo magari oggetti lasciati indietro, faremo un po' di tutto. È quasi un finale, ma ovviamente a questo gioco si continuerà a giocare di brutto. Non lo so, non lo so. Sono veramente dubbioso e curioso di visitare altre aree. L'area più facile che ci manca è il giardino dal fabbro. Quella è un'area molto affrontabile, almeno come mostri base. Poi bisogna vedere il resto. Il fabbro per 15.000 anime ci vende, me lo ricordo, il coso per aprire quel portale, lo si compra, si fanno un po' di anime. Quella potrebbe essere una cosa da fare. Comunque ragazzuoli, vi ringrazio di essere stati qui. Ci vediamo domani alle 14, sempre con Dark Souls. E a domani ragazzuoli.